La recente retata delle fiamme gialle nelle quattro sedi vicentine degli ipermercati Tosano ha riportato d'attualità il tema dell'importanza di documentarsi sulla composizione dei prodotti dedicati alla cosmesi e alla cura del corpo, ma non solo. In molti ci hanno chiesto quali strumenti esistono per tutelarsi ed avere un'informazione aggiornata al riguardo. Tra i più validi il RAPEX, un sistema comunitario di informazione rapida per i prodotti non conformi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti, ad eccezione di alimenti, farmaci e presidi medici, che rappresentano un rischio grave per la salute e sicurezza dei consumatori. Quando si accerta la pericolosità di un prodotto di consumo, ad esempio un giocattolo, un articolo di puericultura o un prodotto elettrico, l'autorità nazionale competente adotta gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. A titolo esemplificativo, può ritirare il prodotto dal mercato, richiamarlo se è arrivato ai consumatori o vietarne la commercializzazione sul mercato nazionale. Il punto di contatto nazionale segnala attraverso l'applicazione online, appunto applicazione RAPEX, il prodotto alla Commissione europea, informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall'autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire possibili rischi e incidenti. In tema di prodotti per il corpo, il mensile Salvagente offre una lista aggiornata dei lotti ritirati dalle autorità italiane alla RAPEX, articoli contenenti tra gli ingredienti la sostanza conosciuta anche come Lilial o BMHCA, classificata tra le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la produzione, riscontrate anche nel blitz all'interno dei supermercati vicentini. Qui di seguito troverete la lista nera dei prodotti.